Visita ad Arezzo quest'oggi del Presidente della Camera Gianfranco Fini. Fini è stato ricevuto dal Consiglio Comunale di Arezzo, Sindaco e altre autorità comunali e quindi è andato nel Palazzo della Provincia dove ha preso parte a un incontro organizzato dai giovani della Confcommercio. Nessuno vuole cancellare l'indipendenza della provincia di Arezzo. C'è il problema oggettivo del fatto che l'accorpamento tra Arezzo, Siena e Grosseto, in ragione del censimento 2001, si scontra con quella che è la realtà del censimento 2011. Quindi non è una logica di campanile, secondo me è una necessità di riflettere proprio per evitare una decisione che sarebbe incomprensibile, perché non sarebbe motivata in base ai parametri che presiedono le decisioni su altre province. Presidente, disoccupazione giovanile, lei viene ad Arezzo anche per incontrare la Confcommercio, una sua valutazione e un suo messaggio di speranza anche ai più giovani. Siamo in una fase in cui per garantire il lavoro ai giovani occorre un mercato del lavoro flessibile, il che non vuol dire un mercato del lavoro che non rispetta il diritto fondamentale dei lavoratori. Non a caso il Parlamento, su iniziativa del Governo, ha recentemente riformato lo Statuto dei Lavori e l'articolo 18. È anche la ragione per la quale personalmente ritengo che alcune iniziative referendarie, per quanto legittime ci mancherebbe, qualora dovessero avere successo, riporterebbero l'Italia indietro, perché l'Italia oggi ha bisogno di un mercato del lavoro che induca l'imprenditore ad assumere, perché soltanto così ai più giovani si può dare una certezza in più.